suggeriscono che prima di iniziare le relazioni di questa seconda mandata della mattina si potrebbero dedicare alcuni minuti a discutere i temi che sono stati evocati precedentemente, visto che il ricordatore ancora e ancora fresco. Sono temi, come sappiamo, molto importanti che coinvolgono, oltre al mestiere dello scultore e creatore, anche quello del restauro. E notavo che esiste una curiosa differenza tra l'uso lessicale di restauro, che esiste, ovviamente restauratore, che esiste nel settore della scultura, mentre nel campo della pittura viene utilizzato solo a partire dalla seconda metà del Settecento. Sono restitutori, rinnovatori, rinfrescatori, i pittori che intervengono sui dipinti che hanno bisogno, apparentemente secondo il gusto contemporaneo, di essere rinnovati, ma il nome di restauratore è totalmente anacronista alla fine del Cinquecento e all'inizio del Seicento per quanto concerne la pittura. E questo è singolare perché in effetti dal punto di vista formale, dal punto di vista, come dire, dello stile, si stabiliscono costantemente rapporti tra un settore tecnico e l'altro, mentre dal punto di vista lessicale c'è una distinzione piuttosto sensibile. Bene, qualcuno vuole intervenire prima? Allora, volevo intervenire sulla relazione, di Barbara Furlotti, sulla quale mi premeva soffermarmi su due punti. Anzi, il primo è il concetto di grazia basariano, con cui Barbara aveva aperto la sua relazione, e lei collegava, diciamo, alla necessità del restauro integrativo, ossia che le opere appaiono, per il gusto dell'epoca, belle soltanto se complete. In realtà questo è vero, ma anche non, cioè, o meglio, ci sono delle notevoli eccezioni. La prima è, posso vedere, e la seconda, che probabilmente la collega sceglie con la scelta di non restaurare, è un torso sedente della collezione Farnese, probabilmente perché credo che il concetto di grazia sia un po' più sfumato, ossia se il frammento in sé è sufficiente a se stesso, è sufficiente a esprimere, diciamo, la potenzialità dell'opera d'arte, in quel caso il frammento può rimanere tale al frammento del Cinquecento. Se invece il frammento non è leggibile, non esprime, diciamo, le sue potenzialità, in quel caso viene complicato. Almeno mi sembra, ma è una cosa che sottopongo alla discussione. La seconda cosa invece è, diciamo, l'aspetto economico, su cui Barbara Furlotti ha molto scritto, e in particolare il ruolo dei mediatori. A me sembra che, parlo dall'osservatorio che conosco, cioè quello della collezione Farnese, che è un osservatorio allo stesso tempo ampio ma naturalmente parziale, i Farnese hanno uno scultore di casa, stipendiato, che prima Guglielmo della Porta, come sapete, e poi Giovan Battista dei Bianchi. Questo scultore di casa ha tre compiti. Il primo è di restaurare, completare le sculture, i vari antichi. Il secondo è di creare opere per la famiglia ex novo. E il terzo è quello degli apprezzamenti, cioè il lui che si fa carico, diciamo, di indagare sul mercato, di apprezzare, di contrattare il prezzo delle sculture o delle opere d'arte che la famiglia voglia acquisire. Mi sembra che questo, che non credo sia una cosa proprio sualissima, sia un vantaggio, diciamo, per entrambe le parti, ossia il restauratore, cioè lo scultore, ha uno stipendio fisso, allorché Barbara Furlotti ricordava che in particolare loro di restauro non vengono pagati benissimo. Ora, è vero che restaura a tempo pieno, ma appunto può contare su uno stipendio fisso. E da parte sua il committente non solo può contare su una continuità di lavoro, ma anche si crea, come dire, un rapporto fiduciario, perché naturalmente sul mercato ci possono essere molte trappole, molti imbrogli, e invece avere, diciamo, il proprio scultore di fiducia che
che media che tratta può essere un vantaggio. L'ultimo punto, quello con cui si chiudeva la relazione di Barbara, è quello, diciamo, dei restauratori come creatori di nuove iconografie. Io non voglio sottovalutare il ruolo del restauratore, che naturalmente è importantissimo, ma credo che quello che rimane in certi casi un po' scuro è il ruolo dell'antiquario, della persona, dell'ideatore dei programmi iconografici che c'è dietro a quelli che sono programmi, non solo singole statue. Nel caso dei fatti di Farnese, per esempio, come si ricordava, è vero, le opere rimangono in deposito moltissimo tempo, anche dopo il loro acquisto, il loro scavo, in attesa che si raggiunga, diciamo, un'unitarietà tale da permettere la creazione di un programma iconografico. Ora, se è vero che Farnese esiste Fulvio Orsini, fino a un certo punto, dopo però ne sappiamo di meno, che io sappia, ancora si discute su chi sia l'ideatore del programma iconografico della Galleria dei Carracci, che ricordo comprende anche le sculture delle nicchie e i busti, cosa pochissimo studiata, oltre che cioè delle riflessi. Grazie. Dunque, sempre a proposito della bella relazione di Barbara Furlotti, forse vale la pena di approfondire l'uso del termine ciabattino, ciabattini nella trattatistica, perché comunque tra gli scrittori d'arte e artisti, certamente con una implicazione negativa, spregiativa e con varie sfumature, perché ad esempio Vasari utilizza la categoria ciabattini quando si sfoga contro la diffusione dei dipinti fiamminghi e dice e scrive: sono nella bottega di tutti i ciabattini. Quindi credo che ci siano, non so se in Spagna, ma forse anche Doni usa questo termine, forse sarebbe utile per... Poi un'altra osservazione di carattere più generale, e in qualche modo sarà già accennata, e riguarda il restauro. Certamente la nostra percezione oggi è completamente diversa, così come in altri campi. Il campo dell'autografia oggi per noi è piuttosto urgente, mentre lo era assai di meno in passato. È vero che, come accennava Barbara, c'è il tema del gusto, che però è a doppia faccia, determina, ma viene anche determinato. Poi c'è la catena molto pesante di mercato e collezionismo, ma forse in qualche modo dobbiamo ragionarci su pensando alla storia del restauro e a quanto accade in pittura. Se noi prendiamo alcuni documenti e alcune fonti, vediamo che c'è una chiara definizione di interventi come di restauro, anche quando, come fanno due pittori che ora è inutile nominare, quando restaurano, ma in realtà dipingono ex novo, due affreschi della Cappella Sistina. Cioè sia nei documenti che nelle fonti si dice che vengono, che Signorelli e Ghirlandaio sono stati restaurati. Ora di questi due pittori non c'è più nessuna traccia. Quindi credo che anche su questo si potrebbe ragionare. Grazie. Effettivamente è il tempo di una risposta. Dunque, spero di essere lineare, perché ho tante idee. Dunque, non vedo più Gabriele. Ah, ecco. Prima cosa la grazia. Certo, io ho dovuto, diciamo, sintetizzare, semplificare. È chiaro che sappiamo anche che Vasari dice che dopo che Lorenzetto ha restaurato le statue del cardinale della Valora, tutti a Roma se le sono fatte restaurare. Sappiamo che è un'esagerazione, basta andare a vedere gli inventari,
dove in collezione di antichità convivono una di fianco all'altra, anche a Palazzo Farnese, opere restaurate e opere mutile, anche pezzi di piede, cioè quindi c'è questa compresenza, non volevo suggerire che ci fosse questa tendenza univoca al restauro. L'altra cosa, scusa, l'altra domanda? Era il rapporto dello scultore di casa col suo committente. Ecco, il rapporto dello scultore di casa col suo committente credo che sia indubbiamente molto importante, molto, molto vantaggioso. Non credo che questo esoneri il committente dal cercare altri giudizi. Ecco, da quello che vedo di solito c'è sempre comunque la volontà di chiedere anche ad altri, un po' per avere una conferma. So che ad esempio Alessandro Farnese non comprava niente senza aver chiesto un giudizio prima di Fulvio Orsini, questo è quello che si dice. Insomma, c'era diciamo un mescolarsi di competenze. La terza cosa che tu dicevi, aspetta, era? Era quella del ruolo, ruolo dei restauratori, ma il ruolo dei sì, ecco, anche qui ho fatto una semplificazione, ovviamente io non penso che il gusto per l'arte antica del Cinquecento sia stato fatto dai restauratori, però penso che forse il loro ruolo sia stato un po' sminuito, così come non penso che fossero i restauratori che impostavano i cicli iconografici, assolutamente no, operavano su indicazione persone che di intellettuali oppure dei collezionisti stessi. Penso anche che a volte certi risultati di restauro possano essere stati casuali, devo dire, cioè la disponibilità di una testa che ben si adatta a un certo gusto a Cefalo credo che abbia dato origine a un restauro senza che ci fosse nessun tipo di progetto iconografico sotto, ma semplicemente per disponibilità di opere. E come credo di aver, come spero insomma, di aver dimostrato, trovo che la collaborazione tra scultori e antiquari, mercanti antiquari, come ad esempio Vincenzo Stampa, secondo me era fondamentale in questo periodo. Gli antiquari non lavoravano da soli, i restauratori non lavoravano da soli, soprattutto quelli che non lavoravano in una corte. Era soltanto la sinergia di queste due professionalità che secondo me poteva creare dei profili di successo. E per quanto riguarda le osservazioni di Patrizia, sì, sicuramente il discorso del lessico io lo trovo in questo periodo estremamente interessante, perché le parole chiaramente hanno dei significati diversi rispetto a quello che diamo noi. Nel dizionario della Crusca, nelle prime edizioni del dizionario della Crusca, restaurare dicono proprio rattoppare, il che fa pensare non so, a dei vestiti, fa pensare a delle statue, a degli strappi da mettere insieme. Qui il suggerimento di capire i ciabattini, capire meglio anche questa definizione dispregiativa, da dove viene, come si aggancia al lessico artistico del tempo, credo sia molto interessante. Grazie. Brevemente, rapidissimi. Sulla seconda bella relazione, già parte però prima produttore, volevo precisare una cosa che mi sembra importante. Al di là della infinita variazione grafica e declinata dei cognomi, che naturalmente è del tutto secondaria, quello che mi pare rilevante è che questo Giovanni Battista Bianchi è un bianco, cioè a dire appartiene al ramo di origine valsoldese, trapiantato a Lugano, da Lugano in Val Ceresio. E questo è estremamente importante perché è il parente stretto di quelle generazioni di Bianco operosissime, soprattutto come architetti, sulla piazza genovese, Bartolomeo Bianco per intenderci, è senior e junior. Primo elemento. Secondo elemento, tuttora a Satrio la Cassignola è una frazione e quindi un'indicazione precisa di un sottoramo del Bianco che tiene a identificarsi come tale, ed è curioso che questo sottotitolo, diciamo così, verrà ereditato dai Marchesi, cioè da un'altra notissima fino alle soglie del 800. Interessante quindi perché distinti dai Bianchi, scusate la
pignoleria, che sono per intenderci quelli cappellesi, cioè quelli di Isidoro Bianchi, per dirla in soldoni. Ultimo elemento, l'ultimo ritratto, l'ultima immagine è una variante da uno pseudepicuro, che può essere naturalmente un personaggio contemporaneo che viene raffigurato in panni epicurei, ci sta, ed è una variante piuttosto rara, ma non rarissima, è presente tra Roma e Napoli già dalla metà del Cinquecento, e quindi possiamo avere un elemento in più che solidifica in clima di epicureismi montanti dell'eterocinquecenteschi questo tipo di discorso. E quindi senz'altro proporrei l'adozione puramente convenzionale della grafia bianco, come chiamano i carloni, carloni per indicare i rami di Rovio e di Scaglia. Ecco, grazie. Posso aggiungere una piccola, sì, perché io ieri avevo fatto una reazione su questo gruppo con Sant'Agostino. Naturalmente io non vedo nessuna contraddizione, purtroppo i documenti parlano abbastanza chiari, in questo caso non c'è solo il contratto ma anche il pagamento, cioè Petrucci viene pagato. Siamo molto grati alla sua relazione che ci ha fatto vedere altre quadrature di queste statue, che adesso si può, questo è stato il senso della nostra azione di arrivare a una rivalutazione di questo Petrucci. Io non vedo nessuna contraddizione, nel senso, perché è tutto documentato che il Petrucci si è formato alla corte farnesiana, è stato proprio forse allievo di Guglielmo della Porta, quindi c'è una somiglianza stilistica tra le opere di Petrucci e Giovanni Battista Bianchi, io non mi stupirei minimamente. Quindi forse anche collega ha accennato gli ultimi confronti e questi busti, forse dobbiamo anche pensare quelle, nei confronti anche di opere che assomigliano alle statue di Sant'Agostino, dobbiamo vedere anche fare altri paragoni, non pensare solo a Bianchi e legittimo, ma forse anche dobbiamo rivalutare questo personaggio sconosciuto che comunque ha mandato avanti la sua bottega per 40 anni a Roma, no? Qualcosa ha fatto, cioè, opere senza nomi, forse adesso è il momento dei confronti stilistici, ovviamente, ma comunque questo secondo me è un'opera indiscutibile per cento versi di Petrucci. Grazie, scusate, il tempo avanza molto e questo riferimento ai busti ci introduce nella seconda sezione della mattinata, che per l'appunto è dedicata non tanto ai busti quanto ai ritratti, un tema assolutamente fondamentale per tutto il Cinquecento e non solo, ma che in questa seconda metà del Cinquecento assume effettivamente un peso particolare, perché la maggior parte dei ritratti scolpiti sono inseriti, individuati in modo caratterizzati, in modo individuale molto forte, sono inseriti in genere in strutture architettoniche del tutto convenzionali o comunque ripetute. C'è quindi una specie di crasi o di divario particolarmente sensibile tra questa individualizzazione del destinatario del monumento e il monumento stesso, che invece mi sembra obbedisce a uno standard, diciamo, di gusto dominante, ed è proprio tra questo contrasto che nasce naturalmente l'originalità della fotografia. Giovanna Ioele ci parlerà per l'appunto di questo problema nella cerchia di Carlo Borromeo. Giovanna è una studiosa estremamente raffinata, viene stata formata all'Università della Calabria, poi all'Università di Roma, di Roma 3, ha animato con altri amici della sua generazione, che sono all'origine, mi pare non me ne vogliano quelli che sono un po' più anziani, io mi ci metto dentro naturalmente, che hanno veramente sollecitato un nuovo interesse su questa area cronologica e questo campo tecnico che è quello della scultura della seconda metà del Cinquecento. Ha animato questo convegno nel 2008, di cui sono usciti gli atti nel 2012, e ha pubblicato la sua tesi di dottorato su Giovanni Battista della Porta, sostenuta per l'appunto dalla fondazione che ci ospita oggi. Grazie professore Natale.
Poco più che ventenne, Carlo Borromeo ottenne la porpora cardinalizia grazie alle visioni dello zio, Giovannangelo de' Medici Pio IV, 1559-65, sappiamo gli anni del pontificato di Pio IV. In quegli anni Borromeo soggiornò a Roma e risultò essere uno dei più ricchi cardinali del Cinquecento. Il suo reddito si aggirava tra i 70 e i 90.000 scudi all'anno, maggiore di quello di Ippolito d'Este o Alessandro Farnese. Come sappiamo esiste una vastissima bibliografia su Borromeo, divisa tra geografia e storia, che restituisce dettagliatamente il profilo storico di Borromeo, la sua vasta cultura umanistica, il suo rapporto di amicizia con Michelangelo, ma un recente studio di Giulio D'Albit, sulla scia dei lavori di Brown, mette in luce un altro aspetto importante del Borromeo, i suoi interessi per il collezionismo di statue antiche e i rapporti epistolari con agenti romani. Il saggio di D'Albit è illuminante sul soggiorno romano di Borromeo e anche sul suo trasferimento a Milano, che coincise con la nota conversione. Come dimostrano le lettere recuperate da D'Albit, l'alienazione e la vendita delle statue da parte di Borromeo veniva a far coincidere i suoi interessi pubblici e privati, cioè ripagare i debiti, perché la morte del fratello, il conte Federico, lo aveva lasciato con ben 300.000 scudi di debiti, e aderire alla nuova politica di Pio V, quindi ristrutturare la sua immagine pubblica secondo gli ideali di povertà. Sappiamo, Borromeo fondò a Roma il Convivium Noctium Vaticanarum, noto come Accademia delle Notti Vaticane, che radunava chierici e laici, tendenzialmente provenienti dal nord. Discutevano di temi letterari e filosofici, finché poi nel 63 gli interessi degli accademici virarono verso argomenti prettamente sacri e teologici. Dal settembre dello stesso anno l'Accademia sarà la casina di Pio IV, la cui decorazione era stata appena ultimata. Proprio al cantiere della casina di Pio IV lavorarono non solo stuccatori e frescanti, ma anche restauratori e procacciatori di antichità, fra i quali Longhi da Bigiù e lo scultore Tommaso della Porta del Vecchio. Nel luglio del 63, infatti, dalla casa di Tommaso furono inviate alla fabbrica del Boschetto 3 statue e 11 teste con livetti di marmo. Nel giugno dell'anno successivo 8 statue di scavo per 700 scudi, sempre destinate al Vaticano, e nel luglio del 65 altre 8 statue antiche. A partire dal 64 l'Accademia si riuniva a casa del cardinale Borromeo. Sappiamo che Borromeo a Roma aveva diverse residenze, ma l'Accademia si riuniva proprio nell'appartamento di Santa Prassede, come ci racconta il mantovano Giovan Battista Possevino nei discorsi della vita e azioni di Carlo Borromeo, che cito. Così la casa di Santa Prassede era la midolla di Roma. Introdusse sino da principio in casa sua un'accademia d'uomini eccellenti in ogni sorta di lettere, nella quale si esercitavano e in voce e in scritto. Da questa accademia sono poi usciti uomini segnalatissimi in ogni sorta di virtù e anche di dignità, molti prelati e molti cardinali. Il 14 settembre del 65 l'attività dell'Accademia fu sospesa. Carlo si congedò dai suoi amici e colleghi e si trasferì da Roma a Milano nel 66. In questo momento decise di alienare tutti i suoi beni romani, tenendo per sé soltanto l'appartamento in Santa Prassede. Proprio grazie appunto allo studio di Giulio D'Albit è possibile conoscere ciò che si conservava nell'appartamento di Santa Prassede di Borromeo. D'Albit pubblica l'inventario del 1568 di statue antichi e di ciò che rimane a Santa Prassede, con una stima redatta dal frate del Piombo, sicuramente Guglielmo della Porta, insieme a Vincenzo Stampa e Pietro Busterla. L'inventario annovera diverse tipologie di oggetti, ben 290 pezzi di varie dimensioni, busti, teste, figure tutte intere e rilievi, statuette di bronzo, tavoli commessi in pietre dure di provenienza romana, sgabelli di noce per mettere statue e vasi grandi e piccoli di terracotta, dipinti antichi, ed anche una serie di 12 imperatori che D'Albit suppone possano essere uno dei tanti set usciti dalla bottega di Giovan Battista della Porta. E in effetti sono tutti torti, perché poi vedremo anche come arriva il nome della porta, e ancora oggi emergono dal mercato antiquario molti busti di imperatori spesso additati a questa bottega. Vi mostro un esempio venuto fuori dall'attività di Pratesi, che ha anche sostenuto questo convegno, questo busto policromo di Scipione, oppure ricordo per esempio pochi anni fa anche all'asta di Sotheby's, che mi contattarono anche per l'espertise, appunto per busti policromi di imperatori, sempre appunto additati alla bottega della porta.
Oltre all'inventario del 68, Dalwit ha dunque analizzato l'epistolario di Carlo Borromeo, circa 90 lettere conservate alla biblioteca ambrosiana, che consente di tracciare la storia della dispersione di quella roba e della collezione identitaria di Borromeo. Le lettere, scritte tra il 66 e il 69, mettono anche in luce i rapporti epistolari che Borromeo mantenne con scultori e agenti di antichità, fra cui spiccano i nomi di Vincenzo Stampa, noto antiquario romano, delle due botteghe della Porta e anche di Niccolò Longhi. E, tra l'altro, Dalwit, io sono in contatto con Giulio Dalwit e lui pubblicherà negli atti di questo convegno anche una selezione di queste lettere che non era riuscita a inserire in questo saggio di cui ho, appunto, vi sto parlando, del 2017. Proprio da una lettera di Pietro Custerla a Carlo Borromeo ho potuto attribuire il ritratto, che qui presento per la prima volta, il ritratto di Pio IV, posto nell'abside di Santa Maria degli Angeli, a Giovan Battista della Porta. Questo ritratto non sono riuscita a inserirlo nella monografia perché Giulio mi fece sapere di questo documento quando il mio libro era proprio in stampa, quindi io ho giusto inserito una frase in bozza, però mi ero promessa di studiarlo e penso il convegno sia l'occasione giusta per farlo. La lettera è del 6 aprile 1566, nella quale Custerla informa che nonostante dovesse pagare 100 scudi a Messer Giovan Battista per la commissione di un ritratto in scultura di Pio IV, allo scultore gli è piaciuto in contraccambio Marco Aurelio e Lucio Verio, quali donò il cardinale di Ferrara Ippolito II d'Este. Quindi già qui viene fuori quella che era poi una caratteristica di Della Porta, cioè contraccambiare con altri pezzi e magari con pezzi antichi di valore. Borromeo risponde dicendo di non cedere le due statue. Nell'inventario del 68 infatti compaiono tanto il ritratto di Pio IV quanto Marco Aurelio e Lucio Verio, e quindi induce a pensare che un diverso accordo economico, magari più equo, sia stato poi raggiunto. Questo ritratto è un tassello importantissimo nel catalogo di Della Porta, perché cronologicamente si antepone a tutti quelli noti, quindi il primo ritratto che conosciamo. La lettera è del 66, come ho detto, quindi si discute di un pagamento per cui il ritratto doveva essere stato realizzato, cioè commissionato magari l'anno prima, probabilmente l'anno in cui muore Pio IV, e che coincide anche appunto con la presenza ancora a Roma di Borromeo. Osservando il ritratto riscontriamo tutti gli stilemi che l'autore utilizzerà nei busti successivi: la tipica incisione doppia dell'iride, l'accuratezza nei dettagli del pugnale, nelle linee della barba e la resa di questo sguardo così sospeso. Supponiamo dunque che Borromeo abbia occasione di conoscere lo scultore a Roma e che probabilmente Della Porta aveva già dato prova di essere un bravo ritrattista per ricevere questa importante commissione, come avvenne per esempio per Guglielmo Della Porta, che ebbe altri incarichi prima di ricevere la tomba di Paolo III e, oppure anche i ritratti policromi del pontefice. Il ritratto di Pio IV presuppone dunque l'esistenza di altre opere realizzate negli anni 60 da Giovan Battista Della Porta che ancora rimangono da identificare. Nelle mie ricerche era già immersa la centralità della figura del cardinale Borromeo attorno appunto a questi ritratti Della Porta, perché gli effigiati sono nella maggior parte cardinali o parenti di Borromeo o molto amici di Borromeo, e il ritratto di Pio IV è proprio una testimonianza concreta di questo legame. Possiamo dunque pensare che Della Porta fosse stato un artista prediletto da questa cerchia e che questa prima commissione fatta da Borromeo possa aver garantito allo scultore altre simili commissioni. Passiamo rapidamente in rassegna altri ritratti della Portiani e vi presento anche un'altra ipotesi attributiva più avanti. Ecco Sabina, la foto a colori della memoria di Francesco Alciati. E prima Sabina Maniello vi ha presentato invece il pendant, la memoria a Pietro Paolo Parisio. Siamo appunto nell'ingresso del vestibolo di Santa Maria degli Angeli. Francesco Alciati è molto vicino a Borromeo, membro anche lui delle Notti Vaticane, maestro di Carlo Borromeo, si fece portavoce delle sue direttive, nonché rappresentante più fidato in curia quando Borromeo lasciò Roma per andare a Milano. Però in questo caso, diciamo, essendo un'opera che ho già pubblicato, vi sottolineo soltanto l'importanza di questi documenti, dei documenti per quest'opera, perché l'intermediario è un altro cardinale vicino a Borromeo, che è Guido Ferrero, cardinale di Vercelli. Si fa lui intermediario con lo scultore per realizzare questo monumento, e nel documento, per fortuna, è descritto con notizie di dettagli, cioè doveva essere fatto
lo cito, la nicchia dove nel ritratto si è di mischio africano, con la cornice intotto del detto marmo gentile, il fregio di mischio verde, il ritratto del cardinale e di due angeli, anche qui sono citati due angeli, che vanno in cima, sono un poco maggiori del naturale, di marmo finissimo e bello, e tutte le pietre colorite siano lustri di buona memoria e di marmi impoliciati secondo si ricerca. Dunque, probabilmente appunto le memorie funebri dovevano essere confacenti al decoro, al gusto di questi cardinali, decoro inteso anche in termini di praticità, costruite in pietre e marmi policromi, e il ritratto doveva essere di marmo finissimo e bello, rispondendo dunque ai criteri anche di autenticità e verosimiglianza. Grazie poi a questo, ecco il ritratto di Francesco Alcino, vicino con la mozzetta rossa, è anche una foto di dettaglio, è un'opera molto in alto, però almeno questa restituisce. Qui invece non ho delle ottime foto perché questi due ritratti si trovano nella controfacciata di Santa Maria Maggiore, che sono altissimi ed è completamente al buio. Però questo è Guido Ferrero, di cui vi parlavo prima, e quella, diciamo, quell'indizio trovato nel documento per l'Arciati mi aveva già fatto pensare ad un'attribuzione soprattutto per Francesco Ferrero, che era lo zio. Non mi ci soffermo, vado avanti così vediamo anche altri ritratti. Dunque, altro personaggio chiave è Cesare Gonzaga, lui invece è Ferrante Gonzaga, il padre di Cesare. Cesare Gonzaga fu cognato di Borromeo, poiché sposò Camilla Borromeo, sorella di Carlo. E in una lettera del 9 gennaio del 67, recuperata sempre da David, chiede al Borromeo di donargli proprio quei due busti che abbiamo parlato, citati all'inizio, Marco Aurelio e Lucio Vero, che gli aveva ricevuto dal cardinale Ippolito d'Este e che erano piaciuti tanto a Giovan Battista della Porta. Le sculture poi giunsero a Mantova soltanto nel 62, suscitando anche le ire di Cesare. Cesare Gonzaga è un altro personaggio chiave per capire gli esordi di Giovan Battista, perché per lui lavora lo zio Tommaso della Porta il Vecchio. E Tommaso della Porta è uno scultore di cui si conosce pochissimo, abbiamo questa testimonianza importante, perché appunto Ferrante Gonzaga è realizzata da Tommaso della Porta il Vecchio, e, però è un personaggio chiave per capire gli esordi di Giovan Battista, perché lo introduce anche con i Caetani e lo introduce probabilmente anche con i Gonzaga, abbiamo detto, ma forse anche con Borromeo, perché come ho detto all'inizio lavora anche per la Casina di Pio IV. Dal 61 al 63 Tommaso fu al servizio di Cesare Gonzaga come restauratore ed esperto d'antichità. E appunto il busto di Ferrante Gonzaga è il risultato di della committenza di Cesare Gonzaga, dimostra l'abilità dello scultore anche nel genere della rita artistica. E c'è un altro personaggio chiave attorno a questi nomi, che è il vescovo, vi mostro anche un dettaglio di Ferrante Gonzaga, che è il vescovo Girolamo Galimberto. Perché? Dunque, proprio negli stessi anni in cui Tommaso si trovava a Guastalla, arrivava a corte Francesco Capriani da Volterra, che divenne poi architetto ufficiale di Cesare Gonzaga. Tommaso della Porta, Francesco Capriani, insieme al vescovo Girolamo Galimberto e al mercante Giovanni Antonio Stampa, furono consiglieri di fiducia del duca Cesare Gonzaga in materia di antichità. Di loro si avvalse quando nel 60 e 62 Cesare giungeva appositamente a Roma per acquistare marmi e per arredare la sua nuova residenza mantovana, e divenne anche lui, Cesare, membro del Cenacolo di Borromeo. Tommaso, inoltre, fra il 64 e il 65, lavorava accanto a Giovanni Boccalini, cui sarà affidato 10 anni dopo il primo progetto per il monumento a Niccolò Caetani, poi realizzato dall'architetto Capriani insieme a Della Porta. E Tommaso, dicevo, lavorò insieme a Giovanni Boccalini per stimare la collezione del cardinale Rodolfo Pio da Carpi nella vigna al Quirinale. Tommaso fra il 64 e il 65 frequentava la bottega di Guglielmo, lavorando al fianco di Niccolò Longhi, assistente e cognato di Guglielmo, nel restauro di sculture antiche. In questi anni compare anche un altro scultore accanto ai nomi finora citati, Leonardo Sormani, che è oggetto di studio di Livia Nocchi e subito dopo appunto Livia ne parlerà ampiamente, che realizzò il busto di, questo è un dettaglio del Niccolò Caetani, che vi mostro perché ci fu una, diciamo, una notazione di Gelasio Caetani che diceva che probabilmente fu realizzato su disegno da Antonio Falcani, su disegno di Della Porta, e potrebbe anche essere. Ecco il Rodolfo Pio da Carpi di Leonardo Sormani, realizzato nel 1567.
conosciamo una fitta corrispondenza epistolare degli anni 62-65, nel quale il vescovo Garimberto aggiornava il duca di Guastalla, Cesare Gonzaga, circa l'avanzamento dei lavori di maestro Tomasino. E queste lettere, devo dire, sono molto curiose, a volte anche un po' ironiche, perché prende in giro Tommaso, dice: ma la poltroneria del Maino infastidì Garimberto. E infatti scriveva a Gonzaga: tuttavia tengo sollecitato quel pezzo d'asino di Maino, quindi lo maldice proprio, perché dia fine alla tavola di Porfido, ed ora che saranno passate le feste, che ha spedito i suoi imperatori colossacci in Belvedere, non avrà più scusa alcuna, maggiormente avendo io trovato il verde per far l'ornamento di detta tavola. Nel luglio dell'anno successivo il lavoro della tavola di Porfido non era stato ancora completato e Tommaso giustificava il suo ritardo con l'assenza di garzoni, tutti occupati nell'opera di Palazzo di Belvedere. Vediamo appunto l'opera a Girolamo Garimberto. Questa è, diciamo, l'intera edicola. Andiamo avanti per farvi vedere questo busto più da vicino. Dunque c'è Cesare Gonzaga volle poi trasportare la sua collezione delle gallerie dell'antichità nel Palazzo Ducale di Guastalla tra il 67 e il 68, avvalendosi sempre delle competenze dell'antiquario Galimberto, che il 67 raccomandava proprio Giovan Battista della Porta al Duca, presentandolo come nipote del già maestro Tomassino e valentuomo nell'arte del restauro. Da Roma, Garimberto continuava la raccolta delle statue, le quali vi sono, dice, sovrabbondate tanto che fra pochi giorni temo non abbiano a cacciar fuori di casa, dialogando con gli altri collezionisti e amatori come Giovanni Antonio Stampa, che sarebbe presentato a corte carico di molte cose belle. Questa stretta conoscenza fra Tommaso, Giovan Battista della Porta e il vescovo Garimberto mi ha suggerito appunto questa attribuzione nel ritratto di Girolamo Garimberto nella Basilica di San Giovanni in Laterano, quantomeno a questa cerchia di scultori, perché finora è un ritratto che è stato riferito prima a Guglielmo della Porta da Venturi, mentre Riccoboni lo additava a Nicola Cordier, e Pressuire lo riconduce alla bottega di Guglielmo della Porta. Guardando però ai dettagli del piviale in cui sono scolpiti i santi Pietro e Paolo, oltre alle linee della casacca posta sotto al piviale, credo che un riferimento importante per la realizzazione del ritratto a Garimberto sia stato il nostro ritratto di Pio IV che ho presentato all'inizio. Anche Taccheri di Farina propone nel catalogo dei ritratti in appendice alla sua tesi di dottorato il nome di Sormani, che in effetti condivise lavori con la bottega di Giovan Battista della Porta. Entrambi lavorano nella cappella Gaetano Orsini, in San Pietro e Montorio, e poi si ritrovano anche nei cantieri Sistini. Ritroviamo stilemi in effetti del Sormani, la costruzione della barba, la finezza del disegno, quella ricerca del naturalismo, la posizione anche del busto più protesa in avanti, la rotazione del capo. Dunque, credo che l'autore del busto a Garimberto potrebbe essere, se non della Porta, Giovan Battista della Porta o Sormani, comunque un artista molto vicino a questi due. Altro personaggio chiave, legatissimo a Borromeo, che ho già discusso però questa attribuzione, è Scipione Gonzaga, che si fece da tramite, conosceva Giovan Battista della Porta, quindi venne a Roma, si fece da tramite per la costruzione del monumento a Vespasiano Gonzaga che si trova a Sabbioneta. E avevo proposto già, ho già discusso questa attribuzione, accostandola al bellissimo busto che io ammiro ogni volta, di Onorato IV Caetani, che magari vi invito anche a vedere perché sta al secondo piano nella sede della fondazione. E se notate qui le assonanze stilistiche, questa barba costruita con brevi segni interrotti di scalpello, meno profondi sui guanci, più incisi sul mento, e allo stesso modo si costruiscono le arcate sopraccigliari sia nel volto che di Onorato, che accompagnano la muscolatura appena evocata nel Gonzaga. Continuiamo, Federico Cornaro, personaggio vicinissimo anche lui a Borromeo, e sempre per questo ritratto, soltanto per la testa, viene pagato Giovan Battista della Porta ben 125 scudi. E poi, adesso sono quasi alla fine, vi mostro appunto un dettaglio, voglio fare giusto questo breve inciso. Allora, lui è Onofrio Camaiani, che non è un, diciamo, un personaggio vicino al Borromeo come gli altri, però credo che questo monumento sia da prendere in considerazione rispetto ad altri monumenti di autori ignoti, ma di grande raffinatezza, come adesso vi mostrerò. Guardate bene l'edicola, questo appunto è un ritratto certo di Giovan Battista della Porta.
questa edicola mi sembra molto simile a quest'altra, che è appunto il monumento a Pietro Ciacconio, di cui non si conosce l'autore, realizzato probabilmente dopo il 1581, anno di morte di Ciacconio, e ancora nella stessa Minerva. Questo si trova invece a Santa Maria in Monserrato, nella sala conferenze. Stessa edicola che mi sembra all'opera per Girolamo Gabrielli, sempre alla Minerva, realizzato dopo il 1587. Camaiani, Ciacconio e Gabrielli sono personalità comunque meno vicine al Borromeo, ma non lontane dall'ambiente ecclesiastico, e forse per il Gabrielli potremmo avanzare anche una vicinanza stilistica ai ritratti di Gian Battista della Porta. Un ritratto invece molto più problematico, e con un'altra opera qui da vicino del Ciacconio, è invece questa, perché lui sì è un personaggio vicinissimo a Borromeo. Lui è Carlo Visconti, siamo nella chiesa dei Santi Vito e Modesto. È un ritratto di cui è ignoto l'autore, Grise Bach lo inserisce nel catalogo dei ritratti, e lui muore nel 65. Mi sembra una data, se guardate anche i dettagli del colletto, o anche la resa, diciamo, delle labbra piuttosto che della barba, mi sembra un po' precoce come data, io lo avanzerei. Però ecco, non si hanno assolutamente altre notizie. Certo, anche lui insomma è un ritratto degno di nota. Possiamo dunque concludere che l'abilità di Giovan Battista nel fare dei ritratti assai bene celebrata dal Baglione confaceva alle esigenze del cardinale Borromeo e della sua cerchia. Aver avuto la commissione inizio carriera di un cardinale del calibro di Borromeo, probabilmente anche grazie ad una tradizione consolidata di bottega e inaugurata dallo zio Tommaso il Vecchio, fu garante per lo scultore Gian Battista della Porta di una carriera florida al servizio dei più potenti cardinali e delle nobili famiglie romane del secondo Cinquecento. Per la ritrattistica negli edifici di culto probabilmente esisteva già negli anni 60 l'idea di una norma di decoro in favore di una prassi costruttiva che rispondesse alle specifiche esigenze culturali che miravano, come poi teorizzerà il cugino Federico Borromeo, all'autenticità e alla verosimiglianza. Esigenze certamente discusse e condivise, come le stesse opere raccontano, in quel circolo accademico delle notti vaticane, che come ho detto ebbe vita breve, ma che esercitò un indubbio impatto sulle scelte artistiche dei suoi seguaci. L'idea della verosimiglianza si trova anche palesemente dichiarata in un documento notarile, che cito, che ho trovato e ho inserito nella monografia. Un documento del 15 marzo del 92, utilizzato per l'attribuzione al Camaiani, e si chiede di realizzare a Della Porta un ritratto simile al Camaiani in questi termini. Ed in particolare, esso signor Cavalier deve fare il ritratto dell'effigie del defunto, con un poco di petto fatto di marmo nero, punto, assimigliato, punto, come se una sola parola, e secondo me lo è, intendesse tutto, un'intera frase, un intero gusto, cappa e casacca, e la testa sia di marmo bellissimo con il collare fatto a lattuga. I ritratti scultorei di personaggi ecclesiastici legati al Borromeo e realizzati per la maggior parte dalla bottega Della Porta e molti altri ancora da studiare di autori ignoti rappresentano dunque un tassello importante nella parabola della ritrattistica romana e delineano una tendenza stilistica molto precisa che finirà con l'incontrarsi in maniera forse meno stridente di quanto sia stato ipotizzato finora con le novità di primo Seicento. Grazie. Grazie infinite per questa bella presentazione di opere effettivamente tutte di un livello assolutamente strepitoso. In realtà nel campo della pittura l'unico equivalente poi sarà Scipione Fonsone, ma qui siamo addirittura in anticipo. Mi veniva in mente quando tu parlavi a proposito del tuo tema e della sensibilità di Carlo Borromeo rispetto alla scultura, il fatto che prima della residenza di Santa Prassede lui abita affitta, anzi un'ala intera, di Palazzo Colonna, ed è l'ala, tra l'altro, che corrisponde alla parte più antica del palazzo, dove Giuliano della Rovere, l'ala di Giuliano della Rovere, dove Giuliano della Rovere aveva raccolto la sua collezione di marmi antichi, come ha ben raccontato Sara Magistra nel suo lavoro proprio su questo aspetto. Quindi può essere che questa
prossimità con la scultura antica abbia poi sviluppato questo punto. Bene, scusate, un commento che non dovrei neanche fare perché il tempo è veramente molto breve. Prego. E adesso abbiamo la relazione di Livia Nocchi, che anche si è formata presso l'Università di Roma III, che ha associato che ha un dottorato presso l'università, poi una borsa della fondazione che ci ospita, proprio centrata sulla committenza della famiglia Caetani e Cesi. E fra le sue pubblicazioni ricordo l'articolo sugli scultori di Pierpaolo Cesi a Roma alla fine del 500. Del XVI secolo, il ritratto fu sicuramente il genere nel quale gli scultori riuscirono a dimostrare, pur con esiti molto differenti, la ricerca di una resa somigliante di naturalezza, espressività e l'attenzione al dato psicologico. Fra questi, Leonardo Sormani si distinse come raffinato ritrattista e gli specifici caratteri e le qualità delle sue opere sottolineano che è ormai tempo di studiare e ricostruire il suo percorso per cercare di chiarire e definire una delle personalità più interessanti della scena romana del XVI secolo. La formazione di Leonardo Sormani necessita ancora di alcuni chiarimenti. Documenti emersi negli ultimi anni ipotizzano che lo scultore sia nato forse nei primi anni venti in un piccolo centro della Lunigiana e che nel 1529 sia stato affidato alla bottega di Pace Antonio Sormani, scultore originario di Steno sul lago di Lugano, che si era trasferito a Savona, dove lavorava ormai da diversi anni. Questo legame è confermato da un documento del gennaio 1567, citato dalla Bugliatti, ma poco considerato dagli studi, in cui Sormani viene definito figlio di Pace Antonio scultore, che gli aveva dato il suo nome e forse probabilmente lo aveva quindi adottato. Leonardo giunse a Roma forse negli anni 30 con il fratello Giovanni Antonio, anch'egli scultore e stuccatore, e qui intraprese una lunga carriera che, come ho potuto precisare nel corso delle ricerche, si concluse con la morte nel 1590 a Roma, dove almeno nell'ultima fase della sua carriera risiedeva nella parrocchia di San Lorenzo ai Monti. Nel 1550 Sormani è documentato per la prima volta a Roma per l'incarico della decorazione a stucco del cortile di Palazzo Capodiferro, dove compare al lavoro a fianco di Tommaso Boscoli. Ma già a queste date doveva essere uno scultore piuttosto affermato e con un buon numero di lavori alle spalle. Egli era stato infatti già coinvolto, secondo un documento pubblicato di recente da Tancredi Farina, nella realizzazione della statua di Paolo III destinata al Palazzo Senatorio, un'opera che avvicinerebbe lo scultore, come già più volte indicato dagli studi, all'ambito della bottega di Guglielmo della Porta, scultore di fiducia di Paolo III. Ancora più importante è però ricordare che Leonardo doveva forse già avere una bottega con una ricca collezione di antichità descritta da Trovandi e ricordata anche da Piero Ligorio. La sua attività di restauratore rimase infatti una costante di tutta la sua carriera e le prime prove a noi note sono i diversi pagamenti per i restauri compiuti nelle fabbriche di Giulio III. Figura chiave per la sua formazione in questa prima fase della carriera a Roma dovette essere anche Daniele da Volterra, della cui produzione scultorea, come detto anche ieri da Serena Quagliaroli, conosciamo appunto purtroppo ancora poco, e con il quale Sormani collaborò nei primi anni 60 per realizzare il San Paolo della Cappella Ricci in San Pietro in Montorio, scolpito sulla base di un disegno di Michelangelo. Sormani aveva già avuto occasione di incontrare Daniele da Volterra nei primi anni 50 nel corso dei lavori del Belvedere Vaticano, per il quale aveva restaurato alcune statue insieme al fratello Giovanni Antonio. E nel 56, quando scolpì un altro San Paolo per la porta di Castel Sant'Angelo progettata da Sallustio Peruzzi, le cui statue furono commissionate anche a Daniele, Guglielmo della Porta, Raffaello da Montelupo e Vincenzo Civitali.
La fama di Sormani è però legata soprattutto alla sua produzione di ritratti e alle opere eseguite nella fase conclusiva della sua attività nel corso del Pontificato Sistino, quando si trovò a collaborare anche con Prospero Antipi, Pietro Paolo Olivieri e Tommaso Della Porta il Giovane. Fra i suoi ritratti, il più celebre, e anche il primo documentato, è quello del cardinale Rodolfo Pio da Carpi, conservato nella Cappella Orsini Gaetani di Trinità dei Monti, scolpito nel 68 su commissione, nel 67 su commissione di Pio V. Rodolfo Pio, morto nel 1564, aveva intrapreso una fortunata carriera ecclesiastica e fu uno dei componenti più intransigenti del Sant'Uffizio romano, conquistando così il favore di Michele Crisleri, futuro Pio V, e anche fra i suoi esecutori testamentari. Il monumento funebre, ornato da marmo bianco e verde, progettato dall'architetto perugino Ottaviano Schiratti, già al servizio della famiglia Pio e di cui sono noti i precedenti lavori svolti nel palazzo di Papacqua del cardinale Maturuzzo, di cui ieri ha parlato Luca Siracusano, appunto sono gli unici praticamente lavori noti di questo architetto. Pio V si avvalse quindi di un architetto già legato alla famiglia Pio e non è escluso che lo stesso Sormani fosse già in rapporti con Rodolfo Pio da Carpi, che come è noto era un raffinato collezionista di antichità, estimatore e protettore di Daniele da Volterra, in ottimi rapporti con il cardinale Ricci. Questo era allora il principale committente di Sormani, che per lui restaurò in quegli anni alcuni pezzi antichi e scolpì una Venere da inviare in dono a Filippo II. Ma non si può escludere che Ricci possa essere stato anche un tramite per Pio V. Il busto di Pio da Carpi è uno degli apici della produzione di Sormani. Colpisce per l'intensità della resa psicologica, per il suo naturalismo e la raffinatezza del della lavorazione del marmo. Il prelato è raffigurato rivolto verso chi guarda e il suo volto è caratterizzato da una lunga barba morbida che si adagia sul viviale. Quest'ultimo è leggermente aperto per far spazio alle mani del cardinale, una delle quali regge un libro, un elemento quindi che contribuisce al realismo del ritratto ed è indice di una particolare attenzione dello scultore alla gestualità dei suoi ritratti, che noteremo anche in altre opere. Una soluzione, quella delle mani, ispirata certamente ai ritratti e ai monumenti funerari antichi, che dalla fine del 400 è stata oggetto di sperimentazione sia in scultura che in pittura. Basti pensare anche ai contemporanei ritratti pittorici a Roma di Jacopino del Conte, Salviati o Girolamo Siciolante. Con quest'ultimo in particolare, secondo il già citato documento della Pugliatti, collaborò proprio nel 67 Sormani per realizzare il monumento funebre del cardinale Giovanni Mercurio per la chiesa di San Marcello al Corso. Il monumento, non realizzato o forse andato perduto, doveva essere scolpito, secondo il documento, su un modello di quello del cardinale Roberto Nobili, mi scuso per la brutta foto, a San Pietro in Montorio. Sormani avrebbe quindi realizzato la struttura marmorea nella quale sarebbe stato inserito il ritratto di Siciolante. Un precedente per il ritratto di Rodolfo Pio da Carpi mi sembra si possa anche identificare nel ritratto di Odoardo Cicada, morto nel 1545, tradizionalmente attribuito a Guglielmo Della Porta, ma che comunque crea dei dubbi su questa attribuzione, come mi ha suggerito anche Grégoire, che ringrazio, e che mostra invece una leggera inclinazione del busto e soprattutto un trattamento della barba non lontano dai modi di Sormani. Nella medesima cappella del ritratto Pio da Carpi è conservato anche il busto prima mostrato da Luca Annibali della zia di Rodolfo Pio, ovvero Cecilia Orsini, di poco successivo, che nonostante appunto sia ispirato anch'esso a modelli antichi, con questa idea della mano in vista che regge il rosario, appunto mostra una rigidità del busto e una qualità di esecuzione sicuramente distanti da quelli di Sormani. 10 anni dopo, nel 1577, Sormani riceve la commissione da parte del cardinale Pierdonato Cesi di 6 busti, 3 dei quali dovevano raffigurare i ritratti dei cardinali della famiglia da destinare alle nicchie della sala grande del palazzo di Cantalupo in Sabina. Nel documento si specifica che i ritratti di Federico e Pierdonato dovevano essere improntati a modello del Pio da Carpi. Un atto del 1 agosto prova che vennero consegnati i busti di Paolo Emilio e Federico, dei quali il primo, che vediamo qui,
nella foto fatta da Credi nel deposito di Vanzo Braschi, a mo' di uovo di Pasqua, diciamo, appunto è conservato nei deposito del Museo di Roma e proviene con certezza da Cantalupo. Mostra gli stemmi cesi sul piviale, nella decorazione del piviale, e chiara assonanze con quello di Pio da Carpi. Ecco qui un particolare del volto. Nel 2014 James Davis ha pubblicato due busti sul mercato antiquario identificandoli con gli altri due ritratti commissionati da Pier Donato e riconoscendo in particolare il busto di quest'ultimo sulla base di assonanze fisionomiche con il San Paolo di San Pietro e Montorio. Effettivamente il busto è vicino anche al ritratto pittorico del cardinale conservato presso l'oratorio dei Filippini che mostra gli stessi grandi baffi e la folta barba. Purtroppo le foto pubblicate da Davis sono le uniche immagini al momento a mia disposizione e non permettono un vero raffronto dei tre ritratti che, se pensati per una stessa serie, mostrano comunque alcune dissonanze. L'attribuzione a Sormani dei due ritratti di Federico e Perdonato confermerebbe però e metterebbe in luce le ricerche dello scultore nella resa verosimile dei personaggi, come nel caso del ritratto di Federico, del quale precisa alcuni caratteri, per esempio come il neo sulla fronte. Nel panorama della ritrattistica di Sormani, un unicum è decisamente il poco conosciuto busto di Pio V, segnalatomi dalla professoressa Giovanna Saponi, che ringrazio, e conservato presso la Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia, che non credo lasci molti dubbi sull'attribuzione allo scultore se confrontato con la statua di Pio V scolpita da Sormani per la Cappella Sistina di Santa Maria Maggiore. Il busto proviene dal Palazzo Orfini di Foligno, un dato fondamentale per comprendere la commissione di quest'opera. Gli Orfini erano infatti ben introdotti nella curia romana e molto vicini a Pio V. Giustiniano Orfini era suo cameriere segreto e suo fratello, il cardinale Tommaso, aveva invece ricevuto da lui diversi importanti incarichi, fra cui la nomina di visitatore apostolico del Regno di Napoli. Nel ritratto il pontefice è raffigurato con indosso un sontuoso piviale di marmo rosso decorato con motivi vegetali ed è chiuso da una fibbia composta in marmo giallo antico con inserti in marmo bianco e nero. Il volto e l'alba che si intravede sotto al piviale invece sono di marmo bianco. Gli zigomi ossuti sporgono insieme al naso pronunciato, gli occhi sono molto incavati così come la bocca e la barba, piuttosto compatta, composta da serrate ciocche e una partizione finale come nel ritratto della Cappella Sistina o in quello di Paolo Emilio Cesi. Come dicevo, il busto di Pio V è l'unico della produzione di Sormani composto da marmi policromi, materiali che lo scultore doveva ben conoscere grazie alla sua continua e proficua attività di restauratore. I suoi biografi ne lodano l'abilità di lavorare il marmo e indicativo in questo senso un pagamento di 40 scudi del 1581 ricevuto da Ciriaco Mattei e da me reperito per una statua di Cerere di marmo negro con la veste di alabastro cotonnino. La qualità e la materia del busto di Perugia avvicinano ancora una volta Sormani alla produzione di Guglielmo della Porta, maestro della lavorazione dei marmi policromi, di cui esempio fra i più celebri è il ritratto di Paolo III Farnese. Emblema della fortuna che il gusto dei marmi colorati sviluppò a Roma nel corso del Cinquecento. È importante inoltre segnalare e considerare, come spiegato ieri da Grégoire e poi come illustrato nel libro dei marmi uscito pochi anni fa, che Pio V predilesse l'uso dei marmi policromi in importanti commissioni di carattere sacro, come ad esempio nel cantiere della sua chiesa di Santa Croce a Bosco Marengo. Non stupisce quindi di vedere utilizzare marmi colorati per un suo ritratto commissionato da una famiglia che a lui doveva la sua fortuna e che doveva condividere anche i suoi gusti e la predilezione per questo prezioso materiale. Fra i ritratti concordemente attribuiti dalla critica a Sormani possiamo annoverare anche il busto del vescovo Paolo Descalchi in San Girolamo della Carità, nunzio di Pio V che lo aveva nominato vescovo di Acri. Il monumento, come indicato nell'iscrizione, venne commissionato dai nipoti Ludovico e Paolo
e l'attribuzione a Solmani mi sembra concordare con le altre opere dello scultore, in particolare con il ritratto di Pio V della Cappella Sistina e con le linee raffinate di Pio da Carpi e Paolo Emilio Cesi. I dettagli del pliviale mostrano le medesime partizioni e decorazioni vegetali dei busti appena citati e si ripete anche l'apertura in fondo del pliviale che conferisce maggior naturalezza. Ho fatto diverse ricerche d'archivio per reperire il pagamento di questo ritratto, purtroppo al momento senza successo, però ho trovato un pagamento per la stessa chiesa del 1583 per Alessandro Scioli per alcuni marmi e epitaffi che non credo possa riferirsi al monumento a Descalchi, ma che è comunque un dato da tenere in considerazione data la precedente collaborazione di Solmani con Alessandro Scioli nel monumento funebre di Niccolò IV a Santa Maria Maggiore. Nel corso delle mie ricerche su Solmani è emerso un nuovo importante dato sugli ultimi anni della sua carriera. Il 26 ottobre 1583 lo scultore ricevette 40 scudi da Vittorio Frangipane della Tor Forzini per eseguire il busto del marito Camillo Bardorzini, che ancora oggi si trova nella Cappella dell'Ascensione della chiesa di Santa Maria in Araceli, di fronte a quello della stessa Vittoria. Quest'ultima, nipote di Paolo IV, si distinse come raffinata committente, benefattrice di molte confraternite e ordini religiosi, finanziatrice della costruzione del Collegio Romano e committente anche della Cappella della Valle, sempre all'Araceli. Fu quindi una delle grandi committenti della Roma di fine Cinquecento, di cui mi sto occupando anche nei miei studi. Camillo Bardo era invece l'ultimo del ramo abruzzese degli Orsini, era morto molto presto nel 1553 ed era stato capitano della Guardia di Leone X e aveva poi combattuto per i francesi per l'esercito di Francesco I. I lavori della Cappella dell'Ascensione furono compiuti tra il 1582 e il 1583, con l'intervento degli stuccatori Giacomo Neri e Ferrando Fancelli, quest'ultimo stretto collaboratore di Muziano che realizzò la pala d'altare con l'Ascensione di Cristo, mentre gli affreschi delle pareti sono di Niccolò Martinelli del Pietrometta. Nel maggio 1583 Vittoria della Tolfa commissionò allo scalpellino Giuseppe Filippelli le colonne di marmo verde dell'altare, il pavimento, gli inginocchiatoi e gli epitaffi delle tombe. Il monumento funebre di Camillo Bardo e in generale il progetto della cappella sono stati attribuiti a Martino e Onorio Longhi, mentre per il busto è stato avanzato anche il nome di Pietro Paolo Olivieri da Strinati. Nel catalogo delle opere di Solmani, il busto di Camillo è l'unico ritratto a me noto di un laico, in questo caso di un uomo d'arme, e si distingue certamente per la sua particolare impostazione. Camillo indossa un'armatura raffigurato in posizione frontale, con le robuste braccia coperte dagli spallacci e dai bracciali, e in mano regge una spada e una lancia spezzata. Il ritratto colpisce per la raffinatezza dei dettagli, come ad esempio la fine resa delle golette dell'armatura, e rende appieno la fierezza del personaggio, che mostra un volto piuttosto severo. La fronte leggermente aggrottata e la barba che segna le guance con linee nette, più lavorata in profondità con il trapano rispetto agli esempi prima visti dello scultore. L'inserimento delle armi, decisamente scenografico, e in particolare della lancia spezzata, potrebbe riferirsi a un episodio della carriera militare di Camillo o ricordare l'uso dei capitani di Ventura di usare il troncone dell'asta come divisa. In un torneo o in un combattimento potremmo stare la propria lancia spezzata sull'armatura dell'avversario era segno di vigore o coraggio vittorioso. Esempi di condottieri che reggono la lancia spezzata sono ad esempio Giovanni delle Bande Nere nel monumento di Baccio Bandinelli, oppure Enrico II nel monumento equestre progettato da Daniele da Volterra, tratto invece da un'incisione di Antonio Tempesta che qui vediamo. A Roma, fra i ritratti funerari di condottieri, uomini d'arme, si possono ricordare ritratti di Dosio, come quello di Michele Antonio Saluzzo, sempre all'Araceli, di Flaminio Vacca, Niccolò Pippi o Egidio della Riviera, che seguono però una linea più classica della raffigurazione del defunto, con il busto tagliato al di sotto delle spalle e un'impostazione composta e calibrata del personaggio. Come nella Cappella Orsini Caetani, anche in questo caso possiamo osservare nella Cappella dell'Ascensione due ritratti raffrontati. Il busto della moglie di Camillo, Vittoria della Tolfa, è tratto probabilmente da Maschera Funebre,
mostra ancora una volta la scelta di raffigurare il personaggio con le mani in vista, una delle quali è posata sul petto mentre l'altra legge un libro. Una soluzione che ricorda quella di Pio da Carpi, che si avvicina a quella utilizzata, ad esempio, da Ippolito Scalza per il monumento del Vescovo Vanzi ad Orvieto, o all'idea del gesto di preghiera scelto da Giacomo del Duca nel ritratto di Elena Savelli e in seguito utilizzato da Valsoldo per il cardinale Girolamo Albani. Non conosciamo il nome dell'autore del ritratto di Vittorio Frangipane, ma va comunque tenuto conto anche in questo caso di alcuni caratteri, come appunto la soluzione delle mani protese verso l'esterno, che ricordano la ricerca di naturalismo di Sormani. Alla luce delle opere certe e dei nuovi dati emersi, proseguirò le mie ricerche sullo scultore cercando di indagare l'importante ruolo che dovette ricoprire nel panorama romano del XVI secolo, tanto da essere indicato nella lista di gentiluomini come uomini d'arte, dell'arte del 28 settembre 1575, scritta da Alessandro Grandi, ambasciatore estense a Roma, al conte Scipione Sacrati, insieme ai nomi di Tommaso dei Cavalieri, Tommaso, Giovan Battista della Porta e Flaminio Vacca. Rimangono da chiarire diversi punti della sua carriera, la sua formazione, la collaborazione con Daniele da Volterra, così come la vicinanza ad altri scultori toscani che potrebbero contribuire a sollecitare in Sormani una ricerca di raffinate ed eleganti forme di cui il più alto risultato è il ritratto di Rodolfo Pio da Carpi. La qualità di alcune sue opere mostra infatti l'abilità nella lavorazione del marmo e la ricerca di componenti naturalistiche e spesso scenografiche che, come notò anche Levin, anticipano le idee maturate da Bernini nel 600. Valsoldo, cosiddetto per la provenienza dalla Valsolda, questa valle sul lago di Lugano nella provincia di Como, confinante con il Canton Ticino. Il Valsoldo arrivò a Roma giovane, dove si diede al restauro di cose antiche sotto Gregorio XIII, nelle quali fece buona pratica e prese ottimo gusto e in breve eccellente scultore divenne. Queste le parole del Baglione che sintetizzano efficacemente il percorso romano del Valsoldo. La sua prima opera certa, scusate, sono andata, eccola qui, ossia le statue della fede e della prudenza sul timpano del monumento di Ranuccio Farnese che si trova in San Giovanni Laterano, sulla navata destra all'incrocio con il transetto, passa attraverso un altro varsoldese, Giacomo della Porta di Porlezza, a cui era stato fatto un preventivo per il timpano il 18 agosto dello stesso anno. Il disegno del cenotafio però si deve al Vignola, primo architetto di Casa Farnese di cui Della Porta era stato allievo. Comincia così la carriera romana di Giovanni Antonio Parracchi, Valsoldo, uno dei pragmatici professionisti della scultura provenienti dalla cosiddetta regione dei laghi in Lombardia,
che apparteneva a una dinastia di scultori, Barracca della Valsolda. I più noti sono tra lui il Giovanni Antonio Barracca il Giovane, l'omonimo, a lungo confuso con lui, ma documentato a Roma dal 1598 e poi morto nel 1646, pertanto denominato il Valsoldino già dal Baglione, Giacomo Barracca, detto il Valsolda o il Barniola, che ha lavorato nel Sacro Monte di Varallo, e Giovanni Giacomo Barracca, documentato a Genova dal 1552 nella bottega di un altro della porta, Giovanni Giacomo. E proprio a Genova inizia nella bottega dello zio Bartolomeo Giacomo della Porta, infatti sono sue le statue della Cappella Cibo nella cattedrale di San Lorenzo. Pertanto i due clan familiari valsoldesi, cioè quello della Porta e dei Barracca, non erano dunque sconosciuti gli uni agli altri. È però Domenico Fontana a segnare la svolta nella carriera di questo scultore, chiamandolo nel 1585 per quella che resterà la sua opera più importante, ossia, questo è il monumento funebre di Sisto V, ossia la grande statua del Sisto V orante in ginocchio che campeggia nel monumento funebre che il Papa volle all'interno della sua cappella, cioè la Cappella Sistina in Santa Maria Maggiore. Qui, per gentile concessione dei Musei Vaticani, anche una foto post restauro dell'opera, che è stata tutta la Cappella Sistina è stata restaurata a cura dei laboratori di restauro dei musei ormai da qualche anno. D'ora in poi, il legame con Fontana e nel contempo con Sisto V si consolida, facendo emergere il Valsoldo come uno degli scultori più singolari del secondo Cinquecento, per proprietà e originalità di stile. Riconoscibile nell'ambiente e nella cultura maturata sotto Sisto V e promossa dallo stesso pontefice, rivela però caratteristiche proprie dovute alla matrice lombarda, che lo rendono uno scultore con una sua identità, soprattutto nel campo della ritrattistica funeraria. Partendo dalla biografia del Valsoldo, questo intervento intende innanzitutto indagare sui rapporti dello scultore con Sisto V e con il suo braccio destro, ossia Domenico Fontana, rapporti che si sono sviluppati prima del noto incarico sistino e derivati sicuramente dalla comune area di provenienza, una consuetudine, come è già stato detto anche ieri, questa dei maestri lombardi dell'edilizia, che aveva già conquistato il territorio d'origine negli anni 60-70. Un esempio per tutti sicuramente il cantiere di San Fedele a Milano, peraltro dato in mano a un altro valsoldese, Pellegrino Tibaldi, e consuetudine che viene esportata con successo nel secondo Cinquecento a Roma in quella che si può definire la stagione dei maestri lombardi e ticinesi, quando il binomio architettura e scultura appare evidente e si rinsalda nelle pratiche sistine. Effettivamente, con Sisto V la scultura assume una funzione nuova nell'ambito del suo progetto di valorizzazione che interessa Roma attraverso un deciso programma di revisione urbanistica. La scultura ritorna protagonista nei grandi cantieri collettivi per il suo modo di essere storia e di trasformare i modelli classici e quelli dell'allora predominante lezione toscana in tipologie e soluzioni facilmente riadattabili. E in questo processo il clan degli scultori lombardi risulta essere il più compatto e il più omogeneo. A Roma i Lombardi avevano due zone di residenza, una intorno all'area del Tridente, l'altra la cosiddetta zona dei Pantani, questo quartiere che comprendeva i Fori Romani fino ad arrivare a Piazza Venezia e dintorni. In quest'area risulta risiedere tra il 1576 e il 1582 Domenico Fontana, e precisamente nelle parrocchie di San Lorenzolo, San Salvatore e Santa Lucia, ossia San Lorenzolo era chiamata la parrocchia di San Lorenzo ai Monti, alle pendici del Campidoglio, chiesa distrutta nel XX secolo, San Salvatore è San Salvatore ai Monti o De Suburra, e San Lucia, San Lucia in Selce, sul colle Esquilino, non lontano dai Fori. Sappiamo che Domenico aveva raggiunto nei primi anni 70 il fratello Giovanni, impegnato nel settore edilizio, e che con lo stesso fratello nel 1577 venne nominato da Gregorio XIII architetto pontificio e camerale, seppure con un ruolo di semplice capomastro con competenze tecniche, ma aveva già incontrato nel 1574 l'allora cardinale Felice Peretti, con il quale ha inizio il fortunato sodalizio professionale. Io credo sia possibile supporre che il Barracca, a seguito di una grande carestia che aveva colpito la Valsolda nel 1570, come ci riferisce lo storico della Valsolda più importante, cioè Carlo Barrera, che è uno storico ottocentesco, a seguito
proprio di questa grande carestia che poi sfociò nella nota peste milanese, credo sia lecito supporre che il Valsoldo sia sceso a Roma nella prima fase del pontificato con compagni, trovando residenza nel territorio dove diciamo risiedevano i più noti fratelli. Infatti è detto il Valsoldo alla Minerva in un pagamento che è pubblicato da Belinda Granata del 14 aprile 1598, al quale ne possiamo aggiungere un inedito, pagamento per uno dei rilievi della Cappella Sistina, uno dei rilievi del monumento funebre di Sisto V, a cui ne possiamo aggiungere un inedito con riferimento chiaro sempre alla zona di Santa Maria sopra Minerva, un quartiere ruotante intorno diciamo a tutta l'area di Piazza Venezia. I rami familiari dei Fontana e dei Paracca erano distinti, ma molto diffusi nei loro territori. Sappiamo che esiste un ramo di Fontana della Valsolda che si è sviluppato nei secoli nel 600 e nel 700 con le personalità, dalle personalità di Giuseppe e Paolo Antonio Fontana, che saranno attivi in Polonia. Ma dalle mie ricerche condotte negli archivi locali ci sono dei documenti che già attestano negli anni 60-70 atti notarili riferiti a matrimoni tra membri appartenenti ai due ceppi familiari. In particolare esiste una compravendita del febbraio 1582 tra una Maddalena Parracca, vedova di un magistro Giovanni Domenico Fontana di Dasio e i suoi fratelli, il che ci fa supporre quantomeno una parentela tra i due ceppi familiari. Inoltre, ulteriori indagini condotte qui all'Archivio di Stato di Roma dimostrano che i fratelli Fontana a Roma conoscevano un altro Paracca, Giovanni Andrea Paracca, notaio capitolino con uno studio nel rione Colonna, che a sud appunto confina con l'area intorno alla Minerva e presso il quale registrano in tutti gli anni 90 transazioni, procure e ratifiche, in molti dei quali è testimone un altro Paracca della diocesi di Como, Giovanni Domenico. Lo stesso Giovanni Domenico che sarà presente il 27 agosto 1593 alla nomina da parte di Giovanni Fontana dei periti Flaminio Ponzio e Giovanni Antonio De Pomis per dirimere una causa contro uno scalpellino per lavori a Laterano. Lo stesso notaio, Giovanni Andrea Paracca, che nel suo testamento nel 1625 lascerà tra i suoi eredi il Valsoldino e suo fratello Giovanni Battista Paracca. Questa continuità tra Valsoldo, Domenico Fontana e parallelamente Sisto V si riflette nell'operato dello scultore che lavora in luoghi molto cari al pontefice, nella maggior parte dei quali è documentata la presenza del suo architetto. E innanzitutto in Santa Maria del Popolo, la chiesa degli Agostiniani della Congregazione di Lombardia, nella quale negli anni primissimi anni 90 esegue questo celebre busto funebre del cardinale lombardo Giovanni Girolamo Albani, che era stato governatore delle Marche e che aveva partecipato al conclave per l'elezione del futuro Sisto V. E sappiamo che sia il Tempio che l'area circostante rientravano nel piano urbanistico di Papa Peretti, che peraltro nel 1587 aveva istituito il titolo cardinalizio della Chiesa, rendendola una parrocchia e annoverandola tra le sette chiese da visitare per ottenere l'indulgenza nell'anno santo. E due anni dopo fa porre dal Fontana l'obelisco egizio al centro della piazza. Negli stessi anni è impegnato nella chiesa degli Oratoriani a Santa Maria in Vallicella, precisamente nella Cappella Cesi, dove realizza le statue di San Pietro e San Paolo. Qui alcuni fattori sembrano averlo favorito per la commissione da parte di Angelo Cesi, vescovo di Todi e titolare della cappella. Primo fra tutti ancora il diretto coinvolgimento di Sisto V nella costruzione della Cappella dell'Assunta all'interno della chiesa, iniziata nel 1586. La cappella è una delle prime modifiche apportate a partire da marzo 1585 da Giacomo Della Porta, nominato architetto ufficiale proprio nello stesso mese, chiesa in cui peraltro alla fine degli anni 70 anche Domenico Fontana aveva lavorato alla decorazione in stucco dei pilastri e delle pareti della navata. Curiosa invece la sua partecipazione, scusate ma non mi ritrovo la... credo sia scomparsa la diapositiva, mi dispiace, la sua partecipazione al monumento funebre di Roberto Altems, detto il Gallese, in Santa Maria in Trastevere, il figlio naturale del cardinale Marco che prima nelle grazie di Sisto V che lo nomina governatore di Borgo e poi spedito ad Avignone come prefetto delle armi, viene condannato alla ghigliottina dallo stesso Papa nel 1586 per adulterio.
nonostante la richiesta di grazia avanzata dal padre. Al Valsoldo spettano, mi scuso ancora ma ho perso la diapositiva, spettano, e i documenti lo confermano, documenti pubblicati da Friedel e da Torresi, il quale però lo confonde con il Valsoldino, spettano le due figure allegoriche collocate sul timpano. A questi documenti ne aggiungo uno inedito che ho trovato nell'archivio di Gallese per lavori però non precisati nella cappella. Le due figure allegoriche collocate sul timpano, cioè Bellona e Minerva, che sono allusive alla scomparsa prematura di Roberto. La prima simbolo di vittoria, che pone anche l'accento sulle qualità militari di Roberto. La seconda, l'unica delle due, che rivolge lo sguardo verso lo spettatore con l'elmo e lo scudo e con la testa di Medusa, che è simbolo di saggezza e di civiltà. Una sorta di ammonimento verso il visitatore sulla barbarie compiuta su Roberto, e lo fa attraverso il suo sguardo pietrificante con chiaro riferimento a Medusa. Sull'attività di Valsoldo in Santa Susanna alle Terme, dove realizza i quattro grandi profeti in stucco della navata centrale, le statue di San Pietro e Paolo, sempre in stucco ai lati dell'altare maggiore, non mi dilungherei molto perché la sottoscritta ha già reso conto in un articolo pubblicato nel volume Scultura a Roma della seconda metà del Cinquecento, di cui già si è detto nel corso della giornata di ieri. Era un luogo molto caro a Sisto V. Per interessamento della sorella Camilla, che lo convinse a donarla alle monache cistercensi, e sappiamo appunto i grandi lavori di ripristino iniziati per volontà del vicario Rusticucci, che furono diretti inizialmente da Domenico Fontana e poi tramandati al nipote Maderno. Questa prima analisi sulle connessioni tra Valsoldo, Domenico Fontana e Sisto V ha aperto la strada a un'indagine più approfondita sul contesto degli intermediari e dei committenti nel percorso dello scultore, facendo scaturire una rete di rapporti tra alcuni dei protagonisti del tempo. Un intreccio tra diversi interpreti del rinnovamento teologico, spirituale e di riorganizzazione intrapresi dalla Chiesa Cattolica dopo il Concilio di Trento, che ha il suo centro nevralgico nella capitale pontificia e che troverebbe conferma nella proposta, sostenuta anche da ragioni stilistiche, di attribuire al Valsoldo i ritratti funebri di due personalità di spicco proprio di tale contesto. Nell'ultimo quarto del Cinquecento gli scultori scalpellini collaborano a rendere evidente nelle opere pubbliche il volto cristiano di Roma. La matrice omogenea, culturale, unitaria degli scultori lombardi penetra nel cuore dell'austera Roma Sistina, dando vita a una profusione della decorazione a soggetto religioso negli altari, nelle cappelle, nell'uso di adornare facciate e nella ritrattistica funeraria, creando prototipi ripresi nel secolo successivo con altre più dinamiche e innovative soluzioni. È il caso della ritrattistica funebre, in cui prende piede il tipo del monumento funebre a parete, con il ritratto del defunto in preghiera o in meditazione emergente da una nicchia, a cui poi guarderà anche il Bernini, e di cui il Valsoldo è uno dei principali interpreti, sia nella dimensione della statua ritratto, il Sisto V, che del busto ritratto, ossia il busto albanico. La riflessione sulle opere lasciate a Roma dai maestri toscani, penso soprattutto a Baccio Bandinelli, le cui tombe di Clemente VIII e Leone X alla Minerva erano a portata di mano, e peraltro tale da far anche pensare ad alcuni a un legame di bottega con Leonardo Sormani, si coniuga gradualmente con la ricerca di una caratterizzazione formale di marca lombarda che raggiunge il suo apice appunto nell'intenso busto del cardinale Albani, ritratto con le mani giunte mentre prega guardando l'altare. Soluzione che aveva già sperimentato nel Sisto V e che poi troverà spazio con maggiore enfasi nella ritrattistica funeraria seicentesca, la cui forza però è qui sottolineata da una naturalezza e un'umanità tutte debitrici delle sue origini. Il naturalismo del Valsoldo è rigoroso, schietto, talvolta aspro e perentorio nella ricerca di un'espressività intensa che mira a cogliere la verosimiglianza e al tempo stesso l'ultima essenza del personaggio. Si manifesta in una cura insistente per il dettaglio, per le linee del volto, i moti della barba e dei capelli, aspetti che sembrano indicare secondo me una riflessione sui ritratti di Leone e Pompeo Leoni. Peraltro va sottolineato, questo è un ambito che mi piacerebbe approfondire, che negli anni 70 sono documentati passaggi delle opere per la Spagna di Leone Leoni, penso al retabolo per le scoriate, sono documentati passaggi nella bottega di Giovanni Giacomo Parracca a Genova. Tutto, le opere inviate da Milano si fermavano a Genova nella bottega del Parracca per poi passare in Spagna. Ecco, come dicevo,
si manifesta in questa cura insistente per linee del volto, per i moti della barba e dei capelli, viene ottenuta attraverso una modellazione fatta di ampi molto piani e solenni, che dai rilievi dei monumenti funebri, e forse qui ce l'abbiamo, eccolo qui, passa, questa per esempio è la carità di Sisto V, arriva fino alle statue possenti di Santa Susanna, dove invece si può rintracciare, a mio parere, un eco dei cicli di statue nei sacri monti alpini. A questi modi, di cui vi ho appena detto, rimanda il possente busto funebre del cardinale Guglielmo Sirleto, che si trova nella chiesa di San Lorenzo in Panisperna, attribuito al Valsoldo da Pietro Cannata. Qui messo a confronto, con grande verosimiglianza, con questo ritratto dello stesso cardinale conservato all'Ambrosiana di Milano e attribuito a una generica scuola italiana e datato all'ultimo decennio del Cinquecento. La testa è effettivamente piena e soda, le righe evidenziate sulla fronte, l'intensità dello sguardo che coglie, va a cogliere proprio la personalità del Sirleto, il leggero movimento del capo, sembrano anticipare di poco sia il Sisto V che il busto Albani, ma a mio parere quest'ultimo, nell'accentuazione di alcuni dettagli e nella sua rustica autenticità, segna già una fase successiva degli esiti raggiunti dal Valsoldo nell'ambito della ritrattistica funebre. Ma ulteriori considerazioni potrebbero, a mio parere, motivare l'assegnazione del busto allo scultore. Il calabrese Sirleto venne nominato cardinale nel 1565 per intercessione di Carlo Borromeo, che aveva conosciuto nell'ambito della congregazione dei Teatini a San Silvestro al Quirinale e che per l'occasione gli donò un crocifisso d'oro. Gli venne assegnata la chiesa di San Lorenzo in Panisperna sul colle Viminale, che lui fece ricostruire interamente entro il 1565 e a cui si accede dalla via omonima, via Panisperna, che fu creata ed aperta dallo stesso Sisto V nel piano di trasformazione urbanistica della città. Morì nel 1585, qualche mese dopo la salita al soglio del Peretti, che lo stimava tantissimo per la sua conoscenza della Bibbia, per la sua riconosciuta sapienza, e che volle partecipare personalmente al rito della sepoltura. È lo stesso anno in cui il Valsoldo viene chiamato a lavorare a Santa Maria Maggiore e probabilmente anche in questa chiesa, che peraltro si trova a due passi dalla Basilica Liberiana, chiesa affidata all'epoca come oggi alle Clarisse dell'ordine francescano al quale apparteneva l'allora conventuale Felice Benetti, e lo stesso cardinale Sirleto, secondo le sue volontà testamentarie, venne sepolto nella cappella di Santa Chiara, di cui era molto devota. Più invece complicata, anche variegata, è la questione relativa a questo busto, che è il busto del cardinale Alessandro de' Medici, poi Leone XI, oggi alla Palatina, alla Galleria Palatina di Firenze. Fu esposto nel 1981 ad Arezzo nella mostra su Giorgio Vasari. In quell'occasione Ulrich Middeldorf propose l'assegnazione al Valsoldo. Al Valsoldo però attivo a Roma tra la fine del 5 e i primi del 600, dunque inconsapevolmente al più giovane valsoldino, considerando che il Valsoldo muore nel 1599. Lo studioso notava però degli innegabili rimandi stilistici alla statua di Sisto V e al monumento Albani, che sono invece opere del Paracca, diciamo così, senior. Dubbio che persiste anche nella scheda che fu redatta da Cinelli per la mostra di Palazzo Pitti nel 2003. Infatti Cinelli lo ritiene un ritratto post mortem del Papa, eseguito entro il 1605, anno della sua morte, che però, va ricordata, avvenne dopo soli 27 giorni di pontificato. E quindi inconsapevolmente anche Cinelli lo assegnava al Valsoldino, senza però disconoscerne il legame stilistico con le opere del Valsoldo e anzi aggiungendo un parallelismo con Giovanni Battista Caccini, attivo a Firenze negli anni 90. Diciamo che in questo busto si avverte un generale richiamo alla maniera del Valsoldo. Andando alla Galleria Palatina, nella foto a colori, ringrazio Tancredi Farina che stamattina me l'ha fornita, e andando alla Palatina di Firenze, nella didascalia, diciamo, che accompagna l'opera, c'è una generale attribuzione al Valsoldo con punto interrogativo. In effetti è evidente un generale richiamo alla maniera del Valsoldo e non allo stile del Valsoldino, le cui statue presentano spesso visi molto affilati, esasperati, con zigomi appunto sfuggenti. Qui invece la modellazione è molto morbida,
sia nella barba, nei lineamenti del volto, nella curvatura della bocca, e nei tratti del naso, così come la cura dei dettagli da cui emergono i caratteri morali del personaggio, le forme molto sode, molto compatte, rimandano al Sisto Quinto e anche alle statue messe in opera alla Vallicella negli anni 90. Soprattutto è il viso del busto Albani, che è molto più vivo nelle sue rughe marcate, nella sua espressione, che potrebbe ritenersi un buon termine di paragone per tentare di identificare l'autore di questo busto, che è molto raffinato nell'esecuzione sia dei lineamenti che della veste, e che anticipa nella delicatezza delle forme, nella cura dei dettagli, soluzioni seicentesche. Io ipotizzo, come d'altronde aveva anche pensato Cinelli, che la sua realizzazione possa mettersi in relazione all'ambiente oratoriano, considerando il legame di Alessandro De Medici con l'ordine, il suo fondatore. Fu proprio De Medici a porre la prima pietra della Vallicella nel 1575 e celebrarvi la prima messa due anni dopo. Protetto da Ferdinando De Medici, fu introdotto nella curia romana dal cardinale Sirleto, con il quale intrattenne sempre una fitta corrispondenza e che io sto studiando in questo momento. Nel 1574 venne nominato arcivescovo di Firenze e riuscì ad amministrare la diocesi, pur rimanendo prevalentemente a Roma. Cardinale dal 1583, se si esclude la sua esperienza parigina di due anni, dal 90 risiede stabilmente a Roma fino ad essere incoronato Papa con il nome di Leone XI il 1 aprile del 1605. Il giorno stesso della sua elezione si ammala, morendo dopo appena 27 giorni di pontificato. Analizziamo la figura, purtroppo la foto non rende bene, ma in particolare il colletto del piviale, cioè la parte proprio inferiore del busto, ci può dare qualche informazione. Infatti sul fermaglio del cartiglio, sul fermaglio a forma di medaglione, si ritrova il motto del cardinale, che è Sic Flori, sono sbocciato. Il colletto è decorato a destra con una figura femminile coronata con un libro, un'altra a sinistra con agnello e palma, che sono simboli di martirio, 8 rose, 3 nella parte inferiore e 5 in quella superiore. Sul retro del colletto è inciso a caratteri capitali Leo XI. A mio parere questo busto potrebbe essere un ritratto privato, non destinato a funzione pubblica. Dopo la morte fulminea, infatti, del Papa, di Papa Leo XI, si dovette aspettare molti anni per vedere la sua memoria funebre in San Pietro, no? Quella realizzata da Alessandro Algardi, che ci offre il ritratto ufficiale del Papa con la tiara e questo ampio piviale in atto di benedire. Questa ipotesi mi pare venire confermata dalla presenza nel busto del motto, che ritorna però declinato in terza persona nella decorazione pittorica di alcune stanze private del giardino a San Pietro in Vincoli, facente parte della proprietà che il prelato aveva acquistato nel 1577 dagli eredi di Euriaro Silvestri. Oggi il palazzo è intitolato Ex Pio Istituto Rivaldi. I tre soffitti sono ornati rispettivamente dalla sua impresa, due rami di rose incrociati, e proprio dal motto Sic Floruit, da grottesche con piccoli virtù, da angeli con i simboli della passione. La decorazione, che è improntata su una chiara simbologia religiosa in netto contrasto con i cicli eseguiti solo pochi anni prima da Jacopo Zucchi per Ferdinando De Medici in Palazzo Firenze nella Villa Vinciana, esprime molto bene i principi a cui il cardinale si era ispirato nella sua condotta, da un lato al servizio della dinastia fiorentina, dall'altro in familiarità con San Filippo Neri e l'ordine. Accade lo stesso in questo ritratto, dove infatti compaiono le rose e gli elementi rimandanti al martirio, allusivi del valore del personaggio. Difficile stabilire la provenienza dell'opera, i marmi di Villa Medici, in gran parte antichi, vennero trasferiti a Firenze dal Granduca Pietro Leopoldo tra il 1780 e il 1787. Nel catalogo generale di Palazzo Pitti del 1761 l'opera non compare, mentre è registrata nel 1793 nella sala dove attualmente è l'ingresso del Museo degli Argenti. L'ambito oratoriano potrebbe far pensare anche a una collocazione negli ambienti romani dell'ordine, ma non va scartata, a mio parere, l'ipotesi di una destinazione esclusivamente privata. Infatti il Medici, grande collezionista di statue, una volta acquisito il palazzo dai Silvestri, apportò grandi modifiche dell'edificio, ampliando il giardino per ospitare i marmi, fontane e ninfei. E dopo la nomina a cardinale il palazzo fu affittato nel 1591 a Marzio Colonna. Sono gli anni in cui il Valsoldo è impegnato alla Vallicella
ascelle e attorno a cui potrebbe ruotare la datazione del busto. Considerato che il papato di Leone XI fu brevissimo, forse si pensò di ricorrere a questo busto che costituiva una rara immagine di Alessandro, incidendo il suo nome come pontefice dietro il colletto. Concludo brevemente, l'ultima opera documentata di Valsoldo ci riconduce alla sua attività di restauratore e ai suoi contatti con Giacomo della Porta, visto che Domenico Fontana, dopo la morte di Sisto V, cadde in disgrazia e si trasferì a Napoli. Infatti dal 1594 al 97 è documentato per il restauro di uno dei dioscuri sulla scalinata del Campidoglio. Morirà nel 1599 per il cosiddetto mal francese presso l'ospedale di Santa Maria della Consolazione, sotto la Rupe d'Arpea, a due passi dal Campidoglio, zona molto nota a Domenico Fontana, che possedeva molti beni immobili, come in queste, proprio presso la chiesa, come risulta dall'asse ereditario, e non sorprende che già dagli anni 60 tra i membri della confraternita dell'ospedale vi fosse proprio Giacomo della Porta, e che ne divenisse l'architetto ufficiale costruendo il campanile della chiesa annessa di Santa Maria della Consolazione, e peraltro offrendo il proprio salario in beneficenza. Inoltre nel 1585, chiudo, Sisto V eresse la confraternita in arciconfraternita, garantendogli molto privilegi. Quindi la scelta cadde su un altro luogo caro a Papa Peretti, che fino all'ultimo giorno, fino alla fine dei suoi giorni, sembra aver lasciato un segno nel percorso del scultore. Grazie. Chiedo scusa per averti accelerato la lettura, ma siamo effettivamente fuori tempo massimo. Certo che questa presentazione ripropone il tema molto generale anche del confronto tra cultura e scultura, nel senso che effettivamente a seconda dei settori c'è uno dei campi tecnici che prevale. Il ritratto è sicuramente all'avanguardia nel campo della scultura, le scene narrative o le composizioni articolate dipendono invece assolutamente dalla cultura, sono quasi trasposizioni tridimensionali, cioè veramente un divario di formulazione stilistica che poi invece viene superato naturalmente con la generazione che segue. Scusate, dedichiamo due minuti non significano niente in una discussione, la rinviamo forse dopo la colazione? Penso il Presidente ci consiglia di fare questo, è un ordine, il consiglio del Presidente, per cui riprendiamo alle tre e abbiamo il conforto di una colazione.